Allora, vi dicevo che stamani insieme al babbo abbiamo deciso di recintare un bel appezzamento, 7 ettari. 7 ettari sono circa 70.000 metri quadrati, quindi non è assolutamente poco. Lo scopo è quello di far pascolare tutte le manze di età compresa tra i 17 e i 24 mesi. Quelle più grandi, quelle che sono più autonome, che non hanno bisogno di un nostro controllo. Perché questa idea ci viene in mente solo adesso? È semplice, perché è l'occasione che si è creata proprio in questo momento. Infatti senza volerlo, in questi 7 ettari è ricacciato completamente il loietto che avevamo seminato l'anno scorso. Quindi ci è venuto in mente, invece di lavorare la terra e dover riseminare, perché non sfruttare quello che già c'è? Vi dico al volo le dimensioni che faremo del recinto. Il perimetro del recinto controllato con Google Maps sono 1200 metri. Io voglio piantare un paletto di 1,5 metri ogni 6 metri, quindi 1200 diviso 6 fa 200 metri. I paletti sono lunghi 1,5 metri, quindi 200 paletti da 1,5 metri sono 300 metri di ferro. Noi abbiamo avanzati dai lavori del biogas una quarantina di tondini da 6 metri. 4x6, 24, 240 metri, quindi ci resterebbe da comprare solo 60 metri di tondino. Però io dico, per adesso portiamoci avanti con i lavori, con tutto quello che abbiamo in azienda, poi facciamo il punto e andiamo a comprare esattamente quello che ci manca, perché gli sprechi non ci piacciono. Quindi senza perdere tempo abbiamo deciso tra oggi e domani risintiamo tutto e poi via libera. Adesso col merlo e col falcone vado a prendere, perché tra l'altro altra cosa eccezionale è che dai lavori del biogas che abbiamo fatto quest'estate sono avanzati tantissimi tondini di ferro, che sono esattamente quello che servono per fare il recinto, quindi la spesa di questo recinto non sarà nemmeno alta. I tondini sono lunghi 6 metri, noi li portiamo in officina e li tagliamo a 1,50 m l'uno, 40 cm andranno sottoterra, 1,10 m sarà fuori dal suolo, e dove metteremo poi il filo elettrico. La Maremma di per sé, la pianura della Maremma di per sé non è un territorio adatto a fare il pascolo, perché le mucche stanno meglio in stalla, perché essendo che piove pochissimo e quando piove fa l'acquazzone e non siamo in collina, l'acqua ristagna in pianura, avere gli animali al pascolo comporta che il trasformamento del suolo della terra in un pantano completo, perché l'acqua ristagna, e quando non ristagna all'estate c'è un caldo talmente desertico che non cresce nulla, quindi l'estate c'è sabbia di deserto e l'inverno c'è il pantano. Capite da soli che non è l'ambiente adatto per il pascolo. Però un breve pascolo come quello che andiamo a fare noi, che guardiamo il meteo, adesso sappiamo che per 20 giorni non piove, allora facciamo il recinto, mandiamo gli animali fuori, vediamo col meteo che ci sono 3 giorni di grande pioggia, rimettiamo tutto in stalla e preserviamo la salute del campo. È un pascolo misto a stalla il nostro, questo si può fare. Il ferro l'abbiamo recuperato, adesso tagliamo le barre in pezzi da 1,5 metri e via. Allora, col merlo ci portiamo via via che si va avanti i paletti da piantare, la corda da stendere e gli isolanti da mettere. Questi isolanti si inseriscono all'interno del palo e è dove passerà poi il cavo elettrico.
quello che abbiamo fatto è stato tagliare un pezzo di ferro già alla lunghezza di 1,15 m, che è quello che sta fuori dal suolo. Quindi appoggiandolo e gli abbiamo fatto due segni bianchi, un segno bianco qui e un segno bianco qua, che sono esattamente a 50 cm e a 95 cm da terra. Quindi accostando questo al palo di ferro piantato, sappiamo già a che altezza dobbiamo mettere gli isolanti passacorda. Mettiamo accanto il palo segnato, che vedete finisce alla stessa altezza di quello piantato. Mettiamo questo. E sappiamo già che se lo andiamo a stringere qui, lo stringiamo all'altezza giusta. Questo è un metodo rapido per non doversi portare dietro al metro. Se no, a ogni paletto bisognerebbe tirare fuori il metro. Allora, grazie a questa barra qui, che è già di 6 metri, noi si sa quanto si deve distanziare un palo da quell'altro. Ci tiriamo avanti 6 metri e quindi sappiamo che sia la distanza. Per terra già ci troviamo un paletto giusto.